Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi tradizionale video haul del mese appena passato, ossia del mese di ottobre. Questo video haul cade a fagiolo, nel senso che mi sono resa conto di aver acquistato un po' quasi tutti i prodotti di make up low cost, appunto lo scorso mese di ottobre. E siccome Sweetella 92 nei giorni scorsi ha proposto appunto una mega collaborazione per tutte le ragazze che avessero voluto aderire dedicata al low cost, ho detto perché non partecipare anch'io, visto che è divertentissimo collaborare con Sweetella e con tutte le altre ragazze, per cui eccomi qua. Per cui saluto Raffaella, la ringrazio per aver accettato il mio video leggermente in ritardo rispetto alle altre ragazze, ma vi spiegherò adesso il perché. Soprattutto vi lascio giù nell'info box di questo video il link al suo canale, al suo video, che nell'info box del video di Sweetella troverete l'elenco completo di tutte le ragazze che parteciperanno a questa mega collaborazione, per cui seguitele tutte quante, io farò altrettanto. Come vi dicevo, ho avuto un piccolo ritardo, quanto è qualche giorno che mio figlio non sta molto bene, ha un pochino di tosse, per cui durante la notte dorme a fatica e di conseguenza anch'io, insomma, passo la notte in bianco. Quindi vedrete solo le mie mani e i prodotti, che vado subito a mostrarvi appunto nel dettaglio. Allora, quasi tutti i prodotti che vedrete sono della Essence, tranne questa palette qua, che è una palette della New York Colors che ho acquistato da Tigotà per 4,99 euro. Questa palette devo dire che mi ha stupito piacevolmente, in quanto pur essendo un prodotto low cost, secondo me è di grande qualità. Innanzitutto fa parte di una serie che si chiama Individualize, per cui ciascuna palette è declinata su una tonalità di occhi. Nel mio caso io ho acquistato quella dedicata agli occhi verdi, perché il mio colore di occhi ricorda molto il verde, e i colori praticamente sono questi. E per cui per 4,99 euro troviamo 4 cialde di ombretto piuttosto grandi, più un illuminante e un primer in crema, che vi vado a sbocciare brevemente. Ora, questo è il primer e questo è l'illuminante. Devo dire che sono entrambi di ottima qualità. Io ho già provato la palette, mi sono trovata molto bene. E i colori sono questo bel bianco che fa da illuminante, il top lilla che è molto bello. Poi c'è questo qua scuro, un viola caldo, e infine questo marrone opaco molto bello di nuovo, e vi assicuro che sono tutti colori molto cremosi e che, come ho già detto, non sono polverosi, sono scriventi, durano bene, per cui insomma, come vi ripeto, evviva il low cost in pratica, perché questa palettina dimostra proprio che a volte si può, spendendo poco, trovare dei prodotti molto validi, per cui ben vengano questi prodotti. Adesso veniamo ai nostri prodotti Essence, partendo da un mascara che tra l'altro ho acquistato proprio questa mattina ed ho pagato la bellezza di 2,89 euro, ed è questo qua, Get Big Lashes Triple Black, un mascara che mi ricorda molto, per quanto riguarda lo scovolino, l'I Love Extreme che avevo provato nei mesi scorsi e con il quale mi ero trovata benissimo, che non ho ancora provato, però vi saprò dire poi nei prossimi giorni. Tra l'altro con questo packaging viola mi piace molto. In pratica dovrebbe dare molto volume alle ciglia ed è molto pigmentato, come vedete, Triple Black. Questa è la versione non waterproof, perché io non uso mascara waterproof. Sempre in tema di prodotti per occhi, ho voluto acquistare sempre questa mattina anche un eyeliner, che ho pagato 2,79 euro, ed è questo eyeliner liquido, per cui c'è un serbatoio piuttosto grande che contiene 4 ml di prodotto. Vedete? E poi c'è questo pennellino molto fine che promette bene, perché come vedete è estremamente, vedete? Ma soprattutto è estremamente pigmentato. Questo eyeliner mi ha veramente colpito quanto è nero, per cui nei prossimi giorni vi farò sapere. Diciamo, l'impressione così facendo una semplice riga è ottima, per cui vi terrò poi aggiornate nei prossimi giorni. Tema di unghie, ho acquistato questo kit di nail art stickers della serie You Rock, vedete, che avevo acquistato ancora nel mese di ottobre, mi sembra proprio il giorno di Halloween, in quanto sono praticamente delle mini borchie che si possono applicare sulle unghie, per cui è un effetto che mi piace molto, perché io adoro le borchie. Ci sono varie forme, per cui abbiamo la stellina che è molto bella, che aspetto che le mie unghie ricrescano, perché nel frattempo le ho dovute tagliare, perché comunque rendono meglio sulle unghie a lunga. Poi c'è la borchia quadrata dorata,
la borchietta rotonda argentata, che è quella che io ne ho già utilizzata 3 o 4 ed è bellissima, e poi la stessa borchietta però color bronzo, che spero si veda qua o qua. Per cui insomma c'è un pochino da sbizzarrirsi. Io vi dico, ho utilizzato questo kit già più di una volta, è fantastico, costa 1,79 euro e veramente è meraviglioso. Io posseggo già questi sticker della serie Bling Bling, per cui gli strass, e devo dire che non durano tanto come questi. Voi cosa fate in pratica? Date lo smalto, io in quel caso l'avevo dato lo smalto nero, lo lasciate asciugare bene, dopodiché prelevate la borchia desiderata. L'applicate sul dito che volete, io ad esempio l'ho fatta qui in un angolino sempre dell'anulare, dopodiché ricoprite con uno strato di top coat e il gioco è fatto, lasciate asciugare bene e devo dire che sta su 2 anche 3 giorni. Per cui insomma è un modo semplice di fare nail art con poco e viva il low cost. Infine, ho fatto un pochino di scorta acquistando due prodotti che in realtà posseggo già, ma che per paura che poi la Essence magari li ritiri dal commercio, voglio tenere di scorta. E sono questi due prodotti che vedete, che io utilizzerò, scusate, per le mie sopracciglia. Uno lo conoscete già, è l'Essence Eyebrow Set, che è il kit per delineare le sopracciglia. Questo che vedete è quello nuovo, per cui lo tengo di scorta. Sto ancora utilizzando il mio che vedete solitamente nei make-up tutorial. Come vedete, un packaging anche bello completo, per cui c'è questa scatolina che si apre in questo modo. Tirate fuori, ci sono le polveri, una più chiara, una più scura. Io normalmente uso la più chiara. C'è un pennellino angolato che vi assicuro che non è assolutamente malvagio. Io lo utilizzo spesso quando non ho disponibilità di utilizzare l'altro che vi ho fatto vedere. Ci sono le istruzioni e infine queste 3 formine, in pratica 3 stencil che se riesco vi mostro, vedete, con 3 diverse forme di sopracciglio, spero di farvele vedere, vedete, più o meno alate, più o meno spesse, per facilitare magari chi ha una minore manualità, appunto per facilitare l'applicazione. Io vi confesso che vado diretta, perché ormai sono abituata, ma insomma può anche fare comodo lo stencil. E poi l'altro acquisto preventivo è il pennellino angolato. Pennellino angolato della Essence, tra l'altro ho sentito dire che è già stato ritirato, per cui non sarà più in commercio, per cui io vi consiglio di acquistarlo perché è veramente molto valido. Io generalmente lo utilizzo per delineare le sopracciglia, però anche qualche volta per applicare l'eyeliner in gel, è molto comodo. Allora, mi sono dimenticata di dire il prezzo dell'eyebrow set è di 2,99 euro, mentre il pennellino costa 1,89 euro. Questi pennellini esistono in diverse varianti di colore, in questo caso è fucsia. Io ne posseggo già uno blu e uno viola. Quello blu lo utilizzo, come dicevo, per l'eyeliner in gel ed è molto comodo, soprattutto nella rima ciliare inferiore. Quello viola lo vedrete spesso, se ve lo ricordate, se ci fate caso, è quello che utilizzo per le mie sopracciglia. Questo lo terrò di scorta in via preventiva, come ho detto prima. Per cui, insomma, come sempre, ripeto, evviva il low cost. Per cui, ragazze, questi erano i miei acquisti low cost. Vi ricordo di andare a vedere non solo il video di Suitella 92, che saluto e ringrazio, ma anche di tutte le altre ragazze che partecipano. Troverete la lista, come ho già detto all'inizio, nell'info box del video di Suitella. Io vi ringrazio per avermi seguita, spero il video vi sia stato utile e ci vediamo presto alla prossima occasione. Ciao!